Buon salve a tutti ragazzi, questa è la seconda volta che faccio questa intro poiché ho già registrato il primo video con la GoPro, ma è andato perduto visto che l'hard disk mentre stavo editando ha deciso di esplodere. Oggi sono qui per registrare nuovamente il primo video con la GoPro, però ovviamente non farò lo stesso giro. In questo giro andrò a lavare il motorello, il fantastico Phantom micidiale Super Racing, e andrò a fare due pinne, visto che vi piacciono. E niente, casco in testa, let's go. Però prima devo prendere delle cose abbastanza essenziali per... Vai via, te spostati, per la pulizia dello scooterello. Come ad esempio questo che potrebbe servirmi un attimo. Ecco, voi mi servite. Oh, ma quanto è bellino la fiestina. Oh, non vedo l'ora di fare nuovi video anche su di lei. Quale prendiamo? Quale prendiamo? Prendiamo la Color Phantom, eccola. Ok, adesso che ho tutto il necessario, direi che possiamo mettere in moto il super mezzo racing super wheeling. Ovviamente ricordiamoci che, essendo questo super mezzo, ha le chiavi mezze wireless. Ah, beh, effettivamente se non tiro l'aria, lui non ha intenzione di partire, credo. Al primo colpo, come ogni volta, mamma mia, che mezzo, signori. Ah, tra l'altro devo prendere un piccolo particolare, che poi vi spiegherò cosa mi serve. Esattamente lui, un piccolo guantino e un elastico. Sì, devo dire proprio che ha bisogno di una piccola pulizia. È un po' lercio, un po' schifoso. Devo dire che è anche bello ingolfato il ragazzo, però. Ok, per un attimo voleva abbandonarmi, però ci ha ripensato. Che tra l'altro giustamente mi sono dimenticato pure la mascherina, perché a me mi piacciono i moscerini negli occhi, è uno sport molto divertente. Ma quanto sei storta te vaschetta, cazzo di Dio, cazzo cazzone, Dio cazzone. Ma poi perde olio, ma non è normale sta cosa. Vabbè, l'importante è che continui a frenare, oppure che continui a impennarsi. Anzi, vediamo se effettivamente si frena per bene. Direi che si frena benissimo. Ecco, per l'appunto mi è appena arrivato un moscerino negli occhi. Mi piacerebbe tantissimo fare un video stile Q, porco. Stavo dicendo, mi piacerebbe tantissimo fare un video stile Q&A, quindi se avete domande da farmi relative alla mia vita, alle mie scarpe, ai miei piedini, alle mie mani, fatemele. Oddio, stavo rispondendo a bloccare tantissimo, fatemele pure, perché sarò lieto di rispondere in un video. E se dovessimo arrivare a 50 commenti sotto questo video, boom, vi droppo il tutorial su come impennare, visto che tutti quanti me lo stanno chiedendo in continuazione, di fare un tutorial su come si impenna. Nel caso dividerei il video in più parti probabilmente, visto che magari la gente sa già impennare, però vorrebbe imparare cose nuove, del tipo imparare a impennare in piedi, oppure col ginocchio sulla sella, o col cazzo all'aria, insomma. Posso mostrarvi tutte le cose che so fare io, bene o male, pur non essendo bravo a farle tutte. Però insomma, quello che so fare ve lo posso benissimo mostrare. Ed eccoci arrivati a destinazione. Vediamo un attimo come lavare un piccolo Phantom. Innanzitutto preleviamo i soldi. E adesso vi faccio vedere il motivo per il quale ho preso quel guanto e quell'elastico. Ho il filtro a cono, a spugna, cioè. E quindi se si bagna, per i più esperti, è un casino. Quindi noi, per evitare di bagnarlo, gli mettiamo il preservativo. Allora, un geton, e utilizziamo come prima cosa il lavacerchi. Il lavacerchi per quale motivo? Perché ha una sostanza chimica
chimica strana che io non so, che riesce a rimuovere le parti ferrose di moscerini e altre stronzate, quindi la passiamo bene bene. Ah, porca puttana, porca troia, questo non ci stava mai. Posso anche andare a rimuovere il super mega preservativone, che in realtà sembrerebbe abbastanza pieno d'acqua, ma non ci credo, l'ho già sporcato, madonna. Ma dove cazzo ho messo i piedi, mannaggia a me. Comunque ragazzi, mi raccomando, se vorreste vedere dei video in particolare fatemelo sapere, almeno mi fate venire qualche idea. Se te non fai lo stop, io ti inculo. Ragazzi, comunque, quanto cazzo è bello impennare. E penso che sia una sensazione di libertà assurda. Ma soprattutto, quanto è pulito ora il fatto, mamma mia, rispecchia la luce del sole. Guarda mamma, senza la mano. Stavo finendo la benzina. Perfetto ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, anche se breve. È stato un video più o meno di introduzione su come saranno i video con la GoPro. Nei prossimi video vedrete molti più contenuti, ve lo prometto. Purtroppo stavolta è andata così, visto che ho perso i file del video precedente. Come vi ho già promesso su Instagram, ci saranno molti test ride su questo canale, visto che finalmente avendo la GoPro me lo posso permettere di fare. E se effettivamente i miei amici si fidano di farmi provare le loro moto. Però vi do già qualche preavviso che proveremo moto interessanti, come ad esempio dei TM di diverse annate, ma soprattutto un Gas Gas che, per chi mi segue, conosce bene. E niente ragazzi, se questo video vi fosse piaciuto, vi invito a mettere un bellissimo like, commentare e iscrivervi se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella!